Sono andati i miei investimenti ad aprile? Lo scopriremo in questo video. Benvenuto per chi non mi conoscesse, io sono Salvatore. Oggi ti mostrerò i miei investimenti, come diciamo hanno reso nel mese di aprile e ti mostrerò tutti, anche tutti i miei investimenti. Prima di iniziare però mi raccomando iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e lascia un mi piace a questo video per supportarmi con l'algoritmo di YouTube. Ma adesso iniziamo e andiamo a vedere subito i miei investimenti. Eccoci qua, siamo pronti. Ho fatto una piccola presentazione per mostrarti tutti i miei investimenti in base alle anche categorie e iniziamo subito col primo investimento, ovvero il matched betting. È una cosa che faccio ogni mese, non più come all'inizio perché come ho spiegato magari in qualche altro video che ho fatto sul matched betting, una volta che hai diciamo seguito tutta la trafila di NinjaBet, dovrei aspettare qualche bonus ricorrente o utilizzare qualche tecnica. Io ci dedico poco tempo al mese, magari qualche partita più importante, nulla di che, anche perché in questo momento sono concentrato magari più sulle cripto e investimenti vari, però ogni tanto se mi cambia qualche partita e c'è qualche possibilità di guadagnare qualcosina, sfrutto comunque la potenzialità di NinjaBet. Comunque ti lascio il video qua da qualche parte se ti interessa approfondire il matched betting. Ho fatto circa 300 euro, qui puoi vedere le transazioni sul mio conto. E ho fatto giusto qualche partita, poi ho prelevato e non ho fatto più niente. Non è tantissimo, si può fare di più assolutamente con il matched betting, anche se comunque ci vuole comunque del tempo da dedicare, che attualmente io preferisco dedicare ad altre cose, quindi non ho fatto tantissimo, ma comunque ho approfittato di giusto qualche partita così importante che c'è stata inizio mese di aprile e poi ho lasciato andare. Questo mese adesso ancora devo fare nessuna partita, ma vedrò se riesco, prima che finisca comunque il campionato, di riuscire a fare qualche altra partita. Allora, questo non è proprio una sorta di investimento, anche se comunque sono riuscito ad ottenere un bel guadagno. Vi spiego adesso cosa significa CryptoScan. Sostanzialmente ultimamente si sta portando tantissimo, diciamo, stanno portando, tra virgolette, queste cripto scam, mettiamole così, tra virgolette, che sono le varie safe crypto e vari cani, Doge, Shiba, Akita e quant'altro. Queste cripto, se prese al lancio e prese all'inizio, possono farti avere un bel rendimento, ma comunque sono rischiosissime. Ovviamente questo non è un consiglio finanziario, quello che sto facendo io, quindi sto approfittando di questi piccoli rendimenti e ho cominciato circa un mese fa a comprare varie cripto di vario genere, non per forza shitcoin, ma comunque avendo anche una volatilità elevatissima, sono riuscito a fare, adesso ti faccio vedere, in un mese a questa parte circa il 100%. Ho messo circa 300 dollari sparsi per varie cripto, adesso ti faccio vedere. Probabilmente ho avuto una bella discesa. 30 giorni fa ho cominciato con circa 375 dollari, anche se ho cominciato un po' di meno, qua adesso porta 30 giorni ad oggi, quindi all'inizio ho cominciato con circa 300 dollari. Qualche giorno fa era arrivato addirittura anche a 800 e 790 tipo. Adesso ha avuto un ritracciamento, sono circa 679 dollari. Come vedete, le varie cripto sono i vari safe moon, che comunque oggi mi sta facendo un meno 14%, ma da quando l'ho comprata mi ha fatto un 175%, Freecoin mi ha fatto il 285%, Satoshi 900%. Ovviamente io ho messo pochi dollari, come cioè ho cominciato con 300, adesso sono a 600 qualcosa. Avessi cominciato con molto di più, cosa che magari non consiglio assolutamente, avrei fatto dei rendimenti un po' più alti. Ci sono molte che magari sto perdendo attualmente, oppure ho perso, e comunque sono molto molto volatili, sono soggette a grandissima volatilità. Infatti questa è meno 65% solo oggi, è una uscita qualche giorno fa, però ancora sono in profitto perché l'ho presa proprio al prezzo iniziale. Ovviamente questi progetti, tra virgolette, scam, perché potrebbero scomparire da un momento all'altro, non sono, la maggior parte non sono dei progetti seri, anche dei nomi magari di vari safe moon, sta andando molto bene, anche se comunque c'è un rischio elevatissimo, puoi perdere tutto il tuo capitale, in men che non si dica. Però io, nonostante questo, sono riuscito a fare un 100%, come puoi vedere, più o meno.
quando avrò deciso, diciamo, un determinato profitto, venderò tutto, magari cambierò queste cripto per USDT o comunque una cripto che abbia un valore un po' più stabile, tra virgolette. Attualmente sono comunque al 100% e magari non è considerato proprio un investimento vero e proprio perché dato il grandissimo rischio. Infatti non è assolutamente un consiglio finanziario, ma comunque se può interessarvi, io vado su Recently Added su CoinMarketCap e puoi vedere le cripto aggiunte giorno per giorno. Qui ci dice la rete se blockchain di Binance o Ethereum, il volume giornaliero di scambio che c'è su quella determinata cripto, le percentuali di, ad esempio, Metamoon ha fatto 853% ed è stata listata ieri. Quindi chi ieri ha comprato questa cripto ha fatto già un 853%. Ovviamente, come ci sono i guadagni, così possono esserci le perdite, anche se in 24 non ci sono. Comunque, ad esempio, chi l'ha comprato un'ora fa questa cripto magari sta perdendo il 22% e potrebbe ancora perdere di più. Quindi, come si possono effettuare dei profitti? Così si possono effettuare comunque tranquillamente delle perdite. L'altro investimento è il mio piano d'accumulo sugli ETF a lungo termine. Non sono attualmente in profitto, meglio, io investo su due ETF. Uno su indice World e l'altro un indice paesi emergenti. Sull'indice World sono in profitto di circa del 4%, mentre su quello paesi emergenti sono in perdita del 10%. Faccio questo piano d'accumulo su DEGIRO, ho diviso i due ETF all'80% sull'indice World e il 20% sui paesi emergenti. Deposito attualmente 100 euro al mese e faccio gli acquisti ogni almeno 4 mesi per pagare di meno in commissioni. Ma ho fatto un video riguardo il mio piano d'accumulo. Se magari vi va di approfondire questo argomento e volete un video nel quale vi mostro anche il mio piano d'accumulo e come appunto impostare un piano d'accumulo, magari fatemelo sapere nei commenti. E comunque non sono in profitto, anche perché appunto essendo un piano d'accumulo a lungo termine, quindi che durerà per circa 20 anni, questo è il mio obiettivo. Non mi preoccupo, diciamo, dei rialzi o dei ribassi, assolutamente. Anzi, cerco di acquistare quando magari c'è qualche ritracciamento importante, cosa che non sta succedendo ultimamente. Ma comunque, deposito sul mio conto DEGIRO ogni mese 100 euro, poi accumulati ogni 4-5 mesi per pagare meno commissioni. Effetto un acquisto diviso all'80% World e al 20% paesi emergenti, per pagare appunto meno commissioni. Quello dei su paesi emergenti mi pare che DEGIRO non faccia pagare commissioni se l'acquisto viene effettuato una volta al mese. Sull'indice World invece pago delle commissioni, ed è per questo effetto degli acquisti di, diciamo, più grandi di 100 euro. Potrei fare l'acquisto mensile, ma pagherei tipo 2 euro su ogni acquisto ed è circa il 2% su 100 euro, che è assolutamente troppo per diciamo, un piano d'accumulo. Quindi cerco di pagare almeno lo 0,5%, anche di meno se riesco. Io quindi faccio acquisti un po' più a lungo periodo, accumulo dei soldi e poi vado a acquistare e deposito ogni mese 100 euro. Non sono assolutamente in profitto, magari poi vi mostrerò questo investimento nel momento in cui dovesse andare bene tra qualche tempo. Allora, un altro investimento che è il peer-to-peer lending su Bondora, ovvero io deposito pochissimo, circa 10 euro al mese o 20 euro massimo al mese. Ho fatto un video per quanto riguarda Bondora e lo trovate sul mio canale. Ovviamente è un sito abbastanza affidabile, c'è comunque un rischio che da circa il 6,75% anno questa percentuale cambia sui depositi effettuati. È comunque una diversificazione degli investimenti, quindi io anche una piccola, anche se piccola cifra attualmente, la deposito comunque. Ho intenzione di incrementare leggermente questa cifra e di arrivare comunque quando aumenteranno, diciamo, i miei profitti, di aumentarla a circa 100 euro di deposito mensile. Anche se il 7% può sembrare non tantissimo, vi assicuro che comunque per diversificazione degli investimenti, perché magari se tu investi in tante cose è importante anche diversificare, magari per non, se dovesse andare male qualche tuo investimento, in modo da avere comunque qualcosa che continua a, diciamo, a darti dei rendimenti. E Bondora dà dei rendimenti abbastanza interessanti, ripeto. Ho fatto pochissimo perché non deposito tantissimo, circa 10-20 euro al mese. Ho un bonifico in automatico da Revolut che parte su Bondora e quindi non controllo nemmeno, dico la verità, e ce l'ho lì, è un deposito che considero dimenticato, quindi ha non chissà che di rendimento, ma comunque.
anche questo nel lungo periodo un rendimento spero importante, quindi non lo considero, diciamo, un grande guadagno attualmente, ma è pur sempre un investimento. Altro investimento interessante è Arbismart. Arbismart è una piattaforma di arbitraggio cripto, del quale ho fatto un video che troverai nel mio canale, che ha avuto anche abbastanza successo, devo dire. E adesso ti faccio vedere questa piattaforma. Sono riuscito, io non ho depositato su questa piattaforma, ma ho tutto quello che ho guadagnato tramite i miei ref link li ho reinvestiti, quindi potevo prelevare questi soldi, invece ho deciso di reinvestire nella piattaforma perché, seppur molto rischiosa, anche perché il loro token non è ancora listato, ma comunque da quando io ho iniziato con questa piattaforma il token ha già raddoppiato di valore, e qualora dovesse essere listato su qualche exchange importante potrebbe ancora depubblicarsi, oppure addirittura fare un aumento ancora più grande. Io tutto quello che guadagno tramite i miei ref link comunque lo reinvesto, anche perché è una piattaforma di arbitraggio e quando tu converti i tuoi guadagni nel loro token, loro mettono in moto i loro token per fare appunto arbitraggio, quindi acquistare e vendere le varie cripto su vari exchange e trarre un profitto, e una percentuale di quel profitto va a te. E poi cambia in base al livello che sei, che aumenta in base al deposito effettuato. Il minimo deposito su questa piattaforma è di 500 euro. Io penso che sia davvero valido, e penso che questo comunque progetto che esiste ormai da anni venga prima o poi listato questo token e abbia anche un bel guadagno, almeno penso io. Valeva, quando ho cominciato io, circa 2 dollari e qualcosa, adesso ne vale quasi 4, e quindi ho fatto un video comunque su se volete approfondire questa piattaforma. Io attualmente reinvesto tutto quello che guadagno e ho un totale profitto di 497 euro. Poi se fate alcune operazioni sul loro sito, tipo di condivisione in video o cose quant'altro, vi regalano i loro token stesso loro, quindi se invece credete magari nella piattaforma e decidete di investire, ovviamente questo non è un consiglio finanziario, c'è la possibilità di perdere i propri soldi anche perché vengono convertiti comunque nel loro token. E attualmente, ripeto, non è listato su nessun exchange, ma potrebbe essere listato, ed essendo che la piattaforma sta riscontrando grande successo, potrebbe, diciamo, andare tra virgolette bene. Comunque funziona, perché l'arbitraggio funziona bene, c'è attualmente la possibilità, e quindi chissà, vedremo. Attualmente ho fatto questo profitto, e se decidi di utilizzare il mio ref link di Arbismart, ovviamente mi aiuterai a supportare il canale e continuerò a mostrarvi i miei rendimenti e se funziona effettivamente questa piattaforma. L'ultimo investimento è proprio il trading sulle cripto, del quale ho fatto un video poco tempo fa. Sono partito su Binance con circa 600 dollari e ho fatto 300 dollari in un mese. Ho fatto il 50%, che non è niente male. Spiego nel video la mia strategia di trading, che è abbastanza semplice, e utilizzo questa strategia poi per accumulare, diciamo, cripto come Bitcoin, a fare un ho intenzione poi di iniziare anche un piano di accumulo su Bitcoin ed Ethereum principalmente. Attualmente sono concentrato, diciamo, ad accumulare un po' di liquidità, poi non appena i miei guadagni, se il canale YouTube continuerà ad andare bene e aumenterò magari i miei guadagni, riuscirò ad ottenere anche la partner con YouTube e quant'altro, deciderò di integrare un piano d'accumulo e magari vi mostrerò anche io. Per questo video è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se anche voi fate degli investimenti. Lascia un mi piace a questo video per supportare il mio canale, noi ci vediamo ogni giorno alle 14 con un nuovo video.